quindi è centrale non solo per questo, ma anche perché soldi e beni e imprese vengono sequestrati alla criminalità organizzata. A Napoli si è sequestrato qualsiasi cosa, dal piccolo negozio fino al conto bancario, alla grande impresa. Fabio Giuliani, Libera, che da sempre sul piano nazionale, ma anche qui a Napoli, fa campagna e battaglia per il riutilizzo del beni. Patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, in questo momento siamo sul piano nazionale intorno a 10.000 beni confiscati, quindi il 15% della questione della polizia. Significa un grandissimo patrimonio, un valore inestimabile, ed ogni volta che riusciamo, ci dobbiamo parlare di termini, ogni volta che riusciamo a riutilizzare anche un solo musulo, abbiamo dato un colpo tremendo all'ostentazione del potere mafioso, a 360 anni. Il problema è un altro, cioè, che fare con questi beni? Che fare? Noi, con tutti i nostri limiti, poche cose ancora, siamo riusciti negli anni a costruire 7 cooperative in Italia. In queste 7 cooperative lavorano 150 ragazzi, queste 7 cooperative producono un giro d'affari di 5 milioni l'anno, e se chiudiamo un po' su internet e cerchiamo in Italia chi è il primo produttore di vino biologico in questo momento, uscirà Libera Terra Libera. Quindi il giochino non è, si è fatto grande, non è più un gioco, noi non vogliamo più giocare, in realtà forse non abbiamo mai voluto giocare. Il fatto che ci scontriamo però con una serie di giochi, in primo luogo la questione aziende, non è possibile che in questo momento in Italia, nel 2021, vado qua a memoria, vado qua a braccio, sono più o meno 50 le aziende riutilizzate. Non è possibile questo, però bisogna anche parlare di numeri aggregati, perché se su 2.000 aziende soltanto 48 vengono utilizzate c'è un problema, però c'è lo stesso problema se in questo benedetto mezzogiorno d'Italia le mafie ci fanno perdere 180.000 posti di lavoro. Questo significa che quell'economia criminale, quell'economia malata va a sottrarre e non va ad aggiungere. E poi c'è bisogno un po', noi facciamo ancora troppo poco, dobbiamo fare molto di più, c'è bisogno un po' però il momento della corresponsabilità nazionale, forse europea, in questo momento di grande crisi e così via. E nella corresponsabilità nazionale c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte, la magistratura, le forze dell'ordine, la società civile responsabile e così via, ma anche gli istituti di credito. Non è possibile che ci siano beni confiscati gravati dai poteri. Voglio fugare il campo da ogni qualsiasi tipo di critica, dubbio, connivenze, connessione, non ci interessa. C'è bisogno di un atto di responsabilità da parte di istituti di credito. Non con lui, si è assolutamente terzi in buona fede, terzi in buona fede, rinunciare alle poteri. Un atto di corresponsabilità, in questo momento storico, in questo paese, gli istituti di credito rinuncino alle poteri, in modo da poter utilizzare effettivamente tutti i beni confiscati. Ma anche l'Europa, ormai sono 7 anni che andiamo avanti e indietro da Bruxelles. C'è bisogno, per carità, i diritti delle pene, parlate di armonizzazione del diritto penale europeo. Il cancro, vediamo notizie che ci arrivano da Milano, sì, ma è stato scoperto adesso, dicevi proprio tu prima, la Ndrangheta a Milano. Vabbè. Ma questo è il problema. In Europa le mafie ci sguazzano e l'Europa, con un atto di responsabilità, deve consentire il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi anche in tutta Europa. Troppo poco ancora, e troppo poco anche noi come società responsabile, come società civile. Ricordo qualche anno fa, era un ministro Padoa-Schioppa che diceva celebro i requiem delle politiche sociali. Noi siamo degli operatori sociali, non siamo altri, siamo degli animatori, proviamo a fare. Ebbene, dobbiamo caricarci anche noi la responsabilità di fermarci con l'assistenza e impegnare, mettere a reddito, ma più che mettere a reddito, mettere a salario, dare impatto occupazionale sui beni confiscati, altrimenti non riusciremo. Grazie a Fabio Giuliani. E Giovanni Allucci opera invece in una realtà che insomma è basta il nome, Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e i comuni limitrofi, si è occupato di riutilizzare beni confiscati al clan dei Casalesi, e tra le tante cose credo ci sia anche la stessa abitazione di Francesco Schiavone, il cosiddetto soprannominato Sandokan. Lì che situazione c'è?
Ma attualmente, al di là di casi positivi che stavi accennando, importanti, che riguardano appunto l'applicazione di Francesco Schiavone Sandokan, anche dei cugini, di altri che hanno questi noti, abbiamo situazioni anche molto difficili. Per la verità, quello che sta succedendo a Scampia neanche mi sorprende più di tanto, perché in effetti la magistratura e le forze dell'ordine stanno facendo grandi cose. Lo stanno facendo a Napoli, lo stanno facendo a Casal di Principe, si sono ottenuti dei risultati enormi per il territorio che fino a 10 anni fa erano impensabili, anche dal punto di vista dei sequestri e delle confische. Però devo dire che le difficoltà sono adesso enormi, perché adesso lo Stato sta facendo piazza pulita, diciamo. Sono partite moltissime interdittive antimafia, molte imprese sono chiuse. Questo però ha degli svolti anche occupazionali e sociali notevoli, perché adesso il numero di disoccupati è cresciuto moltissimo, le soglie di povertà sono anche aumentate. E noi ci ritroviamo con una serie di beni confiscati, tutti vandalizzati. Solo alcuni siamo riusciti a farli riutilizzare grazie a finanziamenti europei, essenzialmente. Praticamente non c'è stato un bene confiscato che non è stato vandalizzato. Noi il minimo che abbiamo speso come consorzio di comuni grazie al finanziamento europeo è stato di 200.000 euro, ma anche perché è un bene privato che diventa un bene pubblico. Quindi tutti i lavori di adeguamento funzionale, di abbattimento delle barriere, oltre alle vandalizzazioni, sono necessari. Per poi cercare di trovare delle soluzioni a bisogni sociosanitari, ma anche occupazionali, come diceva Fabio Giuliano. Da questo punto di vista stiamo facendo un ottimo lavoro, ma veramente siamo piccoli di fronte a un mare di problemi. Quello che servirebbe è che, così come è stato fatto il modello Caserta, insieme alla magistratura e alle forze dell'ordine, ci fosse un modello Caserta Scampia, per fare in modo che non ci sono più rigenerazioni di tali fenomeni criminali, perché altrimenti ci ritroviamo fra 5 anni di nuovo con un'altra guerra Scampia, adesso fra 5-6 anni a Casal di Principe, perché troveremo forse qualche altro che si vuole vantarsi di diventare il nuovo Francesco Schiavone Sandokan, e appunto è da capo saremo. Stiamo sostanzialmente dicendo che la camorra non deve poter dire vedete, con noi si lavora, con lo Stato no. Assolutamente, questo è uno dei rischi, perché è un rischio notevolissimo, perché attualmente non ci sono le condizioni minime per creare una nuova occupazione, un nuovo sviluppo anche sociale ed economico di questo territorio. Infatti non è che chiediamo chissà che cosa, quale tipo di assistenza, ma solo creare le condizioni minime per poter agire in maniera diversa. Se noi pensiamo che a Comune di Casal di Principe su una ventina di dipendenti, ci sono circa 20 dipendenti tra indagati e arrestati, sono volate 300 interdittive antimafia, beni confiscati che non si possono utilizzare perché mancano i fondi, e allora si riesce a capire perché è difficile questa strada. Chi rischia tutti i giorni, perché espone il proprio viso su un territorio, espone anche la propria persona su un territorio dove ce ne sono ancora tanti fuori di camorristi, cosa chiede allo Stato per sostenere e fare andare avanti questo lavoro difficile? Ma se noi andiamo tra la gente, la prima cosa che chiedono è il lavoro, oramai questo sta diventando non riusciamo a dare risposte, perché effettivamente mancano proprio le condizioni basilari per poter dare delle risposte. Creare infrastrutture di supporto alle attività economiche, piuttosto che creare scuole migliori, piuttosto che creare infrastrutture anche sociali che diano un'alternativa di tempo libero, non è un'operazione facile che si fa a costo zero, soprattutto con comuni che in certo qual modo, noi abbiamo 3 comuni che sono commissariati per infiltrazione camorristica, tutte e 3 quasi sull'orlo del dissesto finanziario, riuscire a mettere in moto condizioni che favoriscono la nascita di nuove imprese giovanili anche su beni confiscati è un'impresa veramente difficile. C'è Agrorinascita, però non basta. Grazie a tutti, ridiamo la linea alle notizie e Silvana, a te. Grazie Fabrizio, e noi andiamo avanti con le notizie.